Bella a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi ragazzi vi faccio vedere come si scarica Fortnite dal telefono e appunto ce l'ho. Se volete faccio video su questi giochi tranne tutto calcio, se volete video io ve li faccio su Brawl Stars, su Clash Royale, su Fortnite, su Minecraft e Call of Duty e skin in shaman, non so come si dice. Ragazzi oggi faccio vedere come si scarica Fortnite col dispositivo appropriato. Se volete vedere nel dispositivo non appropriato come ho fatto io perché il mio telefono è nel dispositivo non appropriato, arriviamo beh, a 5 like e ve lo faccio fare. Ovviamente per arrivare a 5 like dovete mettere like. Se volete video di Fortnite, di Minecraft, ditemelo e io ve lo faccio. Ovviamente sarò io contentissimo. Allora, iniziamo. Andate su Google. Andate su Google e scrivete Happy Mod. Andate qui, ovviamente ragazzi, Happy Mod senza, dico senza nulla, senza, dico virus. Scaricate, io già ce l'ho scaricata. Dopo tutto questo che l'avete scaricata, io ce l'ho, entrate su Happy Mod. Non avete letto nessun virus, vabbè, nessun virus, quindi potete stare tranquilli che non c'è virus. Questo ovviamente è come farlo con il dispositivo appropriato. Dispositivo non appropriato è un altro tipo di modo. E se volete ditemelo, così ve lo dico e ve lo scaricate, così potete giocare dal telefono su Fortnite. Scrivete Fortnite, qua vi appare e questo per installare quello originale. Io già ce l'ho scaricato, però nel dispositivo non appropriato. Mi dice è gioco sconosciuto perché ovviamente su Play Store non c'è, perché se tipo scrivo Fortnite gioco tipo, vedete? Sono tutti falsi. Allora, dopo tutto fatto, installa. Se vi dice il gioco non installato, il telefono vostro non è il dispositivo appropriato. E se ce l'ha, il telefono cioè, non lo fa scaricare. Però se ve lo fa scaricare, vi fa entrare. Tutto normale. Poi nel caricamento, ovviamente, e vi fa bloccare e vi dice aggiornamento e voi quando lo cliccate vi fa andare su Epic Games Google, quindi vi scaricate Epic Games, entrate su Epic Games, poi cioè se volete lo faccio pure io Epic Games, Epic Games Game Store, aspettate. Poi, dopo fatto questo, aspettate 2 secondi, perché ovviamente, dopo fatto questo, vi arriva Fortnite. Lo cliccate. Cliccate Fortnite. Ovviamente, ragazzi, il mio telefono si blocca, quindi ci mette un po' di tempo, però di sicuro il vostro telefono si bloccherà al 100%. Perché nel mio ci sono tanti giochi e tante applicazioni, foto, messaggi, queste cose qua. Poi qui, vabbè, a me mi esce nella libreria, però qua vi esce scarica e vabbè, scarica, voi lo cliccate, vi fa, cioè, aggiorna, voglio dire. Lo cliccate e come dire. Fa l'aggiornamento e niente.
e vi fa giocare. Però c'è un altro tipo anche di Epic Games, se non vi fa fare quello, fate questo, Home Epic Games Store, che è, secondo me, più intelligente da fare. Andate nel negozio, credo, si va lì, sì, nel negozio, non era questo, vabbè, se ve lo fa fare su quello è ottimo, Fortnite di Epic Games, perché Fortnite l'ha scaricato Epic Games, gli dice scarica e inizia a giocare su Fortnite, e poi pure durante il load, e poi vi fa creare l'account, queste cose qua. Ed è ottimo, ottimo. Ma io non l'ho trovato perché nel dispositivo non appropriato, cioè mi faceva andare dove c'era Fortnite. E mi usciva dispositivo non appropriato. Se volete video pure di dispositivo non appropriato, ditemelo. Arriviamo a 5 like e lo faccio. Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like e iscrivetevi al canale con la campanellina. Poi, dopo fatto l'aggiornamento, ci metterò un bel po', create l'account come sempre, vi farà giocare. Però, prima che vi fa giocare, nell'impostazione, anche nel dispositivo non appropriato, andate nell'impostazione, privacy, avanzate. Poi, questo, no ragazzi, no, non ci devo andare là, vabbè. Dovrebbe sbloccare una cosa, ma non me lo ricordo bene. Si chiama una cosa USB Finish e ci sarà nell'impostazione. Spero che il video vi sia piaciuto. Ditemelo nei commenti se vi fa giocare nel dispositivo appropriato. E questi video, se volete video sempre, ve lo ridico, con dispositivo non appropriato come nel mio telefono, vi fa giocare. E nulla, tra un dispositivo non appropriato e vuole Fortnite, deve fare un pochino di robe, ma funziona. Ovviamente se vi dice, quando dice app non installata, non potete fare nulla. Spero che vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale per favore, e nulla, ci vediamo nel prossimo video. Bella!